Eccola qua, Alessandra Mussolini. Allora, ho letto tutto, eh? L'hai letto? Sì. Mi è dispiaciuto che sia finito. È stata dura. Volevo un seguito. Sono rimasta un attimo. Lo sai che delle prima uno dice: ma che bello, ho fatto questo, sicuramente ho fatto bene. Invece, dopo un po', uno dice: dopo una certa, dice: oddio, avrò fatto bene, ma io ho sentito che lo dovevo fare, che dovevo mettere insieme dei puzzle. C'era qualcosa che non capivo, che tutto dentro, tutti questi segreti, cose non dette, ho fatto uscire fuori tutto. Tutto, tutto, tutto? Sì. Sì. Sì, perché lo dovevo visualizzare, dovevo capire, non capivo perché mamma non chiamasse più mamma, mammina, nonna Romilda, tante cose. Che aveva fatto sempre, che fino a un certo punto. Aveva fatto sempre, c'è nonna che io ho adorato, nonna Romilda adorava, è lì che... Lei era la sosia di Greta Garbo, però non l'ha fatto perché si è sacrificata. Quindi lei ha costruito con zia Sofia, perché ha costruito, ha investito, ha capitalizzato nel senso umano, nel senso dei sentimenti, ma ha sacrificato una figlia. E quella figlia era mia madre Maria, ed era giusto raccontare tutto quello che è stato con garbo, ma si deve... È come fosse un lungo post, cioè io ho voluto condividere con la gente tutto quello che sentivo, che non capivo, avevo paura di affrontare. Ecco, allora quando le persone dicono: ma ho capito bene, ma io c'ho questo sospetto, e ho detto: hai capito tutto. Sì. Però tu hai sempre dichiarato: io amo, ho amato tantissimo mia nonna. Oh, nonna, per me nonna è stata una figura, a parte come di carattere, era esuberante, era una persona straordinaria. Però ha fatto soffrire tua madre. Ma Mara, quante litigate. Però ha fatto soffrire mamma. Tanto. Ma non sapevo io l'ho saputo da quando papà è, dopo che papà è morto. Mamma io ho saputo chiamato. Tutto invece da tua mamma. Te, io non sapevo niente, Mara, mi potevi telefonare? No, non potevo. Lo vedi? No, non potevo. Io, dopo che papà è morto, mamma ha chiamato me singolarmente, poi ha chiamato mia sorella Elisabetta, ha detto: vi devo dire qualcosa di molto importante. Io ho detto: ma che c'è un altro figlio, c'è qualcosa, che cosa è successo? E ci ha detto, e io ho detto: mamma, non è vero. Stai scherzando? Dico: ma non può essere, cioè, perché per una figlia è una botta, per una figlia, una nipote, cioè è una cosa grave. Come te l'ha detto mamma? Me l'ha detto che non ce la faceva più, si doveva sfogare, lo doveva dire, ma è stata pazzesca. Cioè lei durante tutta la vita non ha mai detto niente per mantenere il rapporto tra noi, tra me e mia sorella Elisabetta e nostra nonna, perché noi l'amavamo, cioè nonna Romilda, quando lei è stata male, che c'era zia a casa, la famosa casa di via di Villada, e io ho sentito che stava male, ho chiamato l'ambulanza, sono corsa. Secondo me mamma ha fatto bene, perché non ha rovinato un rapporto durante la vita di nonna. Ha voluto mantenere comunque un rapporto che non era... incredibile quello che ha fatto mamma, quello di prima. No, allora, siccome devono leggere il libro per capire, certo. Non voglio svelare, cioè, non in fondo uno può dire il gioco del buio, quella che hai detto, il gioco che facevamo, ma il vero tradimento non è tanto la banalità, se vogliamo, Mara, tra un marito con donne, ma no, il vero tradimento è stato quello dell'amore filiale tra una madre e una figlia, che è stata con mamma, io lo devo dire, Mara, tu poi lo sapevi, io non ci posso credere. Io sapevo un po' di perché mamma me l'ha raccontato un pomeriggio e io facevo vita quando, in diretta. Mara, scusamelo. Beh, tu lo sai che frequentavo mamma, sì, no? Lo so, veniva, però venivo da voi e lei veniva da me. Prima che morisse papà. 10 anni fa, 2010 era, no? Vita in diretta. 2010. Sì, durante quel periodo lì di vita in diretta, per cui forse papà era già mancato. Sì, 2006. Era già mancato. Sì, 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 sì. E mi ricordo che mi raccontò alcune cose in lacrime. Ma io non ci volevo credere. Ah,
Vediamo questo filmato. Vediamo questo filmato, va. Ah, mamma, che bella questa foto. Il mio giorno è cominciato in te. Ciao papà, sono nel salone di casa mia, prendo un volume dalla libreria e dalle prime pagine cade una fotografia che mi ritrae accanto a te. Sorriso ed io sorriderò. Mi siedo sul divano e i miei ricordi cominciano a viaggiare perché le foto sono qualcosa fuori dal tempo, anche se il tempo in realtà lo fermano per sempre. La mia forza me l'hai data tu. Senza accorgermene inizio un viaggio nel mare inquieto, buio e profondo che è il mio essere figlia, per raccontare l'amore da cui sono nata, il vostro. Una voce mi chiama, è mia madre. Hai preso tutto? Sì, ora ho tutto quello di cui ho bisogno. Prendo la sua mano nella mia, desiderando di non lasciarla mai più, e l'abbraccio asciugandomi di nascosto le lacrime di un dolore che ora fa meno male. Finirà con me. Carina mamma lì. Beh, eh? Sì, è bellissima. Mamma, quando ha incontrato papà aveva 19 anni. Uno dice, beh, 19 anni già. No, perché 19 anni dell'epoca, è come se adesso tu hai 12-13 anni, una ragazza molto chiusa, molto che c'era la madre, c'era la sorella. Beh, ma anche lì, quando loro si sono incontrati, e tu lo racconti molto bene, loro erano in vacanza, tua nonna con tua mamma a Rocca di Papano, in un albergo. Sì. E a un certo punto sentono qualcuno che suona, ascoltano una musica che viene da un pianoforte. Ed era papà. Era papà. Sì, sì. Ma chi ha delle due la nonna, il coraggio di andare da questo signore che nessuno sapeva chi fosse, no, niente, al pianoforte? È nonna. È nonna. Anche lì è nonna. Mara, tu il libro l'hai scritto tu, non l'ho scritto. È vero, nonna. Tu sai tutto. No, ma l'ho divorato. Perché nonna, guarda questa foto, Mara, guarda questa foto. Allora, lo sfondo c'è zia. Dice tutto sta foto. Dice tutto, no. C'è papà che suona, nonna che era concertista, pianista, e mamma con uno sguardo. Questa foto è emblematica. E quindi c'è mamma che a un certo punto della sua vita non ce la faceva più, con due figlie piccole, me e mia sorella Elisabetta. E qual è la forza delle donne? La forza delle donne è raggiungere l'indipendenza economica. Tu puoi dire, come siamo materialisti, veniali. Sì, solo se tu sei indipendente economicamente, cominci a guadagnare, puoi denunciare, puoi tenere due figlie da madre single da sola, quella casetta che avevamo a Piazza Montegennaio. Io penso che bisogna denunciare sempre. Sì, questo sì, ma quando sempre, tu... Comunque, sempre. Ma quando tu non hai un euro, come si diceva, una lira, devi guardare, la donna è forte anche perché è autonoma, indipendente. Allora mamma ha cominciato a disegnare le borse, che io ho rifatto proprio per il libro, la borsa di mamma. Le ho viste fotografate. Quella? No, le ho viste fotografate, ah, ho brava, visto che c'è Mara, una borsa sì, qua che assomiglia, eccola, a quelle lì, perché c'è una foto bellissima di mamma con tutte le borse. E da lì ha cominciato a guadagnare. Ma mamma se ne voleva andare via da tanto, visto che il libro l'ho scritto io, allora te lo ecco, dico. Mamma da mo che diceva, papà andiamo a vivere da soli, non, c'è non stato stiamo verso in casa. Con... Perché c'era questo totem, c'era questa casa di via, di Villa Ada. Dove io e sono mamma, stata tanti anni lo fa. Lo so, bella quel bel salone, ma mamma doveva stare con nonna, perché così c'era zia che... Cioè, questo in fondo... No, papà voleva rimanere... Scusa, il libro l'ho scritto è io. Bellissimo. Papà voleva stare, voleva stare papà, così lui era libero di andare, viaggiare, fare concerti. Fare tutto. E andare dovunque, e tua mamma stava a casetta tranquilla con mamma... a guardare i figli e a badare a nonna. È così o no? Assolutamente sì. Vedi che ho scritto io. Vediamo il filmato. Assolutamente. No, è bellissimo il libro, veramente. Brava, Alessandra. Ti è piaciuto, Mara? Sì, molto. Poi mai più nessuno al mondo t'amerà.
sarà così. Il primo incontro con Romano è stato un caso, è stato un incontro musicale, perché mi trovavo con mia madre a Rocca di Papa e a un certo punto sento un pezzo americano difficilissimo. Apriamo questa porta e c'era Romano completamente al buio e io mi sono avvicinata, lui è scattato in piedi e ci siamo presentati e lui ha subito smesso di suonare. Ma forse con Romano ci siamo frequentati, poi dopo l'ho invitato a colazione. Un giorno siamo andati al mare insieme dopo 5-6 mesi, parlando, gesticolavo con la mano, mi ha preso la mano e con un pezzo che stavamo cantando, That's All, che cantava Peggy Lee. That's all. È durato 4 anni questo fidanzamento, poi dopo ci siamo sposati. Fuori dalla parrocchiale di Predappio si accalca una folla di curiosi e di fotografi per assistere al matrimonio dell'anno tra Romano Mussolini, pianista di jazz, e Anna Maria Scicolone, casalinga. Romano, lo sposo, arriva con la madre, donna Rachele. La sposa è preceduta dalla sorella, la famosissima star del cinema, Sofia Loren. Io sono stata innamorata pazza di Romano, cioè non vedevo che lui. Un giorno mi ricordo che ero in camera di Sofia che si stava truccando, io ero seduta e raccontavo a mia sorella questo amore con tutti questi tradimenti. Mi scendevano le lacrime che mi hanno cotto il viso, erano lacrime che si vedevano. Quante gliene ha fatte, Mara? Sì, Mamma aveva i capelli scuri, bel caschetto, tanti capelli scuri, e papà frequentava qualche bionda, che ti devo dire. Allora lei vedeva questi capelli biondi, lunghi, sulle giacche di papà, pensa, aveva già noi, per non soffrire più, tu dici le donne, ma per non soffrire più, per mantenere, si è fatta bionda, dice almeno questi capelli, mi confondo, faccio finta, tradisco me stessa, faccio finta che siano i miei, tu ti rendi conto? C'è la forza delle donne che ingannano loro stesse pur di mantenere, pur di... Noi siamo sempre che vogliamo fare le cose, e c'è invece chi... Perché è facile distruggere tutto, si fa in un attimo, ma mettere insieme è dura, è difficile, è difficile accettare un tradimento, Alessandra. Forse, ma lo, no, sai, quando ami... lo sai che ti dico una cosa che sto capendo io, che quando uno dice, ah, ma l'amore è per sempre, non è vero niente, è uno dei più grossi errori. L'amore è come noi siamo diversi, oggi io sono così, domani sono un'altra, l'amore cambia. L'amore può sparire completamente e tornare più forte di prima. Cioè anche il tradimento sono aspetti, non è così. Non diciamo più l'amore eterno, che non è vero. L'amore muta, cambia. Mamma, sai che cosa avevano tra di loro, tutto quello che è successo lo so, però c'era rispetto. Quando ero piccola litigate, Mara, tante, ma non con papà. Cioè io pensavo che la serenità, che la felicità fosse realmente la pausa tra un litigio e l'altro. Non ce la facevamo più io e Elisabetta. Ma come te le spieghi? Come te non me lo spiegavo. Che tua nonna a un certo punto ha questo rapporto quasi ostile, posso dire, no? Brava, nei confronti di tua mamma. Ostile perché io non voglio giudicare e non voglio dare alibi a nessuno, perché questa è la mia famiglia e dico quello che ho provato e che penso. Senza, infatti, nel libro io non faccio parlare loro, non parlo io, verbo, non mi interessa, no. Parlano tu subisci loro. Subisci in qualche maniera. Va. Quando ci fu quella cosa dell'operazione, va bene, non lo diciamo. A un certo punto
Loro stanno insieme e credo anche quel matrimonio da favola, tutta quella gente, questo bel vestito, il velo, nonna non ce l'ha mai avuto, ha avuto questo rapporto con sto Riccardo Scigolone, questo sprucito di Roma, sprucito vuol dire uno un po'... così, non, un po' freddo, non ha riconosciuto mamma, vedi, sempre mamma, sempre un po'... riconosciuta molti anni dopo, perché zia Sofia ha pagato, ha comprato il cognome, perché nonna andò lì, bella, così, ha detto tu quanto vuoi, che vuoi, quanto vuoi, e lui 5.000 lire lo pagò. Nonna prese i soldi, zia il primo film che guadagnò, diede questi soldi a nonna, nonna andò lì, e glieli buttò per terra, lui li raccolse tutti, dice adesso vuoi riconoscere tua figlia Maria che è tua, la vuoi riconoscere o no? Lui disse adesso la posso riconoscere e se n'è andata. Quindi nonna non ha avuto niente, non ha avuto un matrimonio, non ha avuto un uomo, non ha avuto una favola, qualcosa in cui credere. Forse questo. Forse questo, non ti Forse sorride. L'infelicità. Forse scatta, non è vero che i genitori, può succedere, è raro, può succedere che una madre possa essere gelosa, un po' invidiosa della figlia, di quello che... può succedere, può è succedere. Successo. Succede anche che nel 1995 tu e mamma venite in una mia domenica in, sì. Ed è stato un momento bellissimo. Bello. Che io vorrei mandare sempre che tu... Mamma ci sta guardando. Sempre che... Maria, mamma Maria! Ci sta guardando, Maria! Qui! Sempre qua! Che amoretta! Amoretta mia, come devo fare con mamma? Come si amano i genitori? Come si ama la famiglia, come si amano i genitori. Io so tutto. Io ho detto vado da Mara, non devo versare una lacrima. Io sono sconvolta perché vorrei piangere così, ma non lo faccio. No, non lo voglio più fare. Ce la faccio. Ognuno fa quello. Piangendo. Amore, si piange perché dentro. Perché mamma è la dolcezza, la determinazione, una persona risoluta. Perché guarda che mamma è stata a chiedere il divorzio a papà, mica lui. Lo so. Lei è. Faccio vedere questo momento bello vostro. Sono felice che Maria ci stia guardando. Sì, sì. Someday you'll come along, the man I love, and he'll be big and strong. Alessandra è stata sempre una figlia attenta, molto, molto problematica. È una molto attiva e per cui l'ho sempre dovuta bloccare, guidare, perlomeno questo è stato il mio ruolo. Questo è buono. No? Sì. Ecco. I know we both want to stay. C'è una conoscenza viscerale, la vedo e rido. Will be my good news day. Mia madre è un legame fortissimo, la triade. Io, mia sorella e mia madre. Just meant for two. Ricordati che i baci, gli abbracci sono una cosa carnale, capito? Sono una cosa... Lo faremo. Lo farai? Sì. And so all else above. Mamma mi capisce dal piccolo tono della voce. Quando io chiamo la mattina, dice Ale, ti ricordi che mamma ti ama tanto? È una cosa stupenda. Perché è bellissimo quello, lo vorrei, lo so firmato. Te lo mando dopo. È no, mamma, se mi vede piangere dice che è. Piangi per me. Perché io piango per te, perché hai scritto un libro molto commovente, ma... <Sì. ride>
Mara, tu mi hai rovinato. Hai scritto un libro, mamma, mamma, io sto piangendo, non perché, perché Mara sta presentando il suo libro, talmente bello che io mi sto commuovendo, perché tu sei bellissima, io somiglio a mamma, somiglio sì, un po'. Uguali siete. Maria, Maria, sai perché piange Alessandra? Perché? Perché le ho raccontato quella notte, Capodanno, 31 dicembre, dovevi venire a casa mia, c'era tanta gente e tu dovevi arrivare un po' più tardi, ma per la mezzanotte. Io avevo un paio di jeans, metto il telefonino sulla tasca dei jeans, vado al bagno, tiro giù i jeans e il telefonino cade dentro. Tipico. Ti ricordi Maria? Mamma mi continuava a chiamare sul cellulare che ormai era andato. Per cui suonava il campanello, ma c'era la musica assordante. E mamma, a mezzanotte, eri in mezzo alla strada, Maria, perché nessuno ha sentito il campanello. Ecco, sì, sì, sì. Non me lo posso dimenticare. Bellissimo, bellissimo. E subito dopo qualcuno che usciva ha trovato mamma e suo marito. Sì, sì, sì. Ecco perché piange, perché abbiamo perché ricordato sto Capodanno tragico. Fantastico, no, però ci siamo molto divertite. Devi avere molta forza. Ce l'ho. Ce la farò, ma non nella vita bisogna avere molta forza, molta sempre. Forza, però sai che cosa, Mara, sempre con tutta questa forza durante la vita, cioè devi essere forte, ti devi creare una corazza, anche no, anche la fragilità, mi sono stufata ad essere forte per gli altri, io voglio essere come sono, cioè piango, sono stravolta, ho fatto questo libro per condividere, per dire tutto quello che è successo, non me lo potevo tenere dentro, non ce la facevo più, cioè io dicevo ma perché, ma forse se lo condivido, se le persone cominciano a capire, forse è meglio, mi alleggerisco e m'ha fatto. Però tu bene. Hai amato tutti. Tutti, tu papà, figurati. Papà. Vediamo papà. Papà. Mo vedi papà. Maria adesso papà. Piange perché vede papà. No, non è peccato. Senti come suona. E si suona una vasta medaglia, non è peccato. Papà! Quanti anni ha tuo padre? Papà ha 75 anni. Ed è così attivo, pieno di energia. Sì, sì, sì. Pensa, pieno di energia. Stava a Verona un'ora fa e adesso sta qua. Questo per te non è bene, ma lo dicerò bene. Quando suonava, lui jazzista, l'intonazione doveva essere perfetta, quindi lui, Ale, stai suonando, devi prendere, lui era severo, Papà è sempre stato presente nelle cose della mia vita, nelle svolte. Sembra che vai avanti perché poi hai figli, invece no, invece rimane tutto quanto dietro, tutti i volti e dici ma a chi chiamo oggi? Vorrei chiamare papà, vorrei, capito? Guarda che questa è la cosa che manca di più. Fai conto, ti succedono delle cose, mica sempre, anche delle cose belle, delle emozioni. Io prima facevo la telefonata a questo, la telefonata, mano a mano si riduce. E adesso la persona anche molto importante della mia vita è mia sorella Elisabetta, con la quale condividiamo tutto, abbiamo condiviso anche tutte le riflessioni di questo libro, perché ci vuole sempre un punto di riferimento per me familiare nella vita, è molto importante, molto importante. Senti, perché... mamma gliel'hai letto? L'ha mamma letto? Gliel'ho letto, mamma... Gliel'hai letto? Sì, 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 ho letto tutte anche le cose importanti. E allora ho fatto vedere la copertina, ma questa sono io, perché non è che si riconosce bene in perché questa, è un po' di la spalle, foto degli anni 60. E le è piaciuto tantissimo, tanto, 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 tutti i pezzi, tutte le cose. Poi ho detto, mamma, ma ricordami bene, com'era nonna Romilda? Che con te dice? C'è mai stato un momento di...
Sì, soprattutto quando erano Pozzuoli, quando lei era piccola. Poi quando ha cominciato ad avere sui 16-17 anni, allora lì sono cominciati un po' quelli... Però con Sofia no. No, zia no. Perché? E con zia no. Zia è stata anche più autonoma, perché zia ha cominciato a lavorare prestissimo, a 13-14 anni già faceva dei ruoli perché era già, sembrava molto più grande della sua età. Mamma rimaneva a Roma a casa in un albergo, una camera da sola, era piccola e nonna andava con lei a Cinecittà, quindi bisognava avere un tessuto familiare, una rete familiare per consentire ai primi, ai top certo. player di poter lavorare, di poter fare l'attività. Ci si sacrifica, dice, ma questo è grave. E purtroppo alcune volte... Alessandra, ma Maria si confidava con la sorella, con Sofia? Cioè, il dolore che aveva dentro lo condivideva con qualcuno? No. Capisci? Lo so. Che mamma poi te scoppa il cuore. Condivideva con noi per non rovinare il rapporto tra noi e nonna. Non lo condivideva con zia per non rovinare i rapporti di tutti. Lei si è una vita di ingoiare questo dolore. Si è confidata con te, Mara, io non ci posso credere. Cioè, ma a zia non le ha mai detto niente. A noi no, perché sennò succedeva il fatto. Beh, ma io voglio molto bene a mamma e lei vuole bene a me. Lo so. Le nostre pizzelle, Maria! Le nostre pizzelle! Mo le faccio io per gli amici a casa. Sì, sì, sì. Ma me le insegnate tu, tutto ho imparato da Guarda te. Guarda che le pizze fritte di mamma, amore, quelle sono storiche. Zia è timida nei rapporti con le persone, quindi buttava avanti mamma. Ma quando c'erano le serate, le cose, le pizze con Michael Jackson, si è abbuffato di pizze fritte di mamma che non riusciva neanche a fare il concerto il giorno dopo con Marcello Mastroianni, tante cose. Beh, qualche volta c'era Sofia a casa quando abbiamo fatto le pizzelle, dai. Sì, sì, sì. Senti, ma mamma è mai stata felice? Io penso di sì. Quando? Lei ha amato molto, perché una donna così sensibile, ama in modo definitivo, cioè ama in modo estremo, amato e ama. Ma noi. Quando l'hai vista felice? Quando l'ho vista, Mara, quando l'ho vista felice non ti so dire, perché io vedevo che c'erano sempre delle situazioni nel libro. Pensa che io ci sono dei pezzi che li ho dovuti riscrivere 3 volte, perché c'è una cosa che una figlia non può accettare quando mamma era molto infelice per tutto quello che era successo e ha fatto, stava per pensare delle cose che però, pensando a noi, non ha fatto. Quindi per una figlia dire arriviamo a questo punto, allora... A me l'aveva raccontato. Mara, io mi alzo e me ne vado. Oh, che taggia di... Allora, io sapevo tante cose, lei non le sapeva, le ha sapute dopo, e per voi che siete a casa dovete leggere questo libro, perché è un libro che ti fa capire tante cose. Grazie Alessandra. Grazie Mara. Ciao grazie. Maria. Grazie Ciao, Alessandra. Mamma, che grazie. Grazie Maria. Tengo. Anche quando si voleva suicidare. Lo so, esattamente quello. Brava. Poi ci vediamo io e te da sole. Ciao Ale. Grazie Alessandra, grazie.